pezzo del Bosco Reion, dove le strade che collegano terre cristiane alle Indie si incrociano con le rotte di mare. È passo complicato. Dagli viaggiatori può divertirsi nella profonda Africa o per il lontano Catania, per le sponde dove crescono le spezie o per quelle dove la neve non si scioglie mai. Il fortunato viaggiatore che giunga da mare, però, potrà vedersi apparire le possenti mura costruite da Teodosio, alte anche 50 braccia, che difendono e proteggono la città, ma che non sono sufficienti a nascondere la vista degli immensi palazzi che esse racchiudono, né della magnificente grande chiesa di Santa Sofia. Bisanzio è una donna di tesori, monumenti, chiese, teatri, arene dove combattono animali mai visti, monasteri, larghissime strade lastricate, statue, colonne, fontane e giardini dove crescono piante dai frutti sconosciuti. Qui le donne sono tenute in gran rispetto, sono capaci, abili, proprio come gli uomini, e a pari di essi sanno imperare e governare. Medesimo rispetto si ha per la conoscenza. Anche la sapienza pare che abbia scelto di dimorare a Bisanzio. Dottori, sacerdoti, filosofi di ogni lingua trovano nutrimento al loro spirito nelle numerose biblioteche e nelle accademie che sorgono ovunque nella città e nelle scuole dove si insegna il canto. E nello studio delle sacre religioni cristiane, raccolte nelle numerosissime chiese qui edificate. Poiché tutte le merci devono passare da Bisanzio, per tal motivo, le cappelle di Dogana forniscono al tesoro imperiale gran dovizia di ori. Mai altrove ho trovato tessuti di seta e di bisso così fini, mosaici in alto perfetti, porpore degne di imperatori con su impressa l'aquila della potenza bizantina. E mai tanta abbondanza di grano, vino, olio, profumi e spezie.